Ha sfilato il futuro sul palcoscenico del Teatro Comunale di Carpi, il futuro rappresentato dai giovani per l'appunto di Carpi, i nuovi di Modena e Soliera, premiati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con borse di studio per un totale di circa 160.000 euro. 200 studenti circa tra i più meritevoli del nostro territorio che hanno conseguito la media del 9 nel percorso di studi negli istituti superiori, le lauree triennali e magistrali più meritevoli, anche le tesi di laurea più belle, più ingegnose, più studiate, elaborate. Tanti sogni, tanta gioventù, tanti ragazzi che hanno sfilato e hanno raccontato anche quelli che sono i loro sogni e i loro progetti futuri. Stiamo parlando del futuro e del futuro più promettente, perché stiamo parlando dei nostri giovani, quindi non c'è investimento migliore per una fondazione che investire sui giovani talenti, sul capitale umano, perché il loro futuro sarà il futuro delle nostre comunità, dei nostri territori, quindi se loro saranno pronti, preparati e dotati, diciamo, di quel bagaglio culturale, di stimoli e anche di passione che è indispensabile per far crescere, sviluppare sia culturalmente, economicamente che socialmente la nostra comunità, il nostro territorio, credo che la Fondazione, se raggiunge questo obiettivo, sarà grazie proprio a loro. Io mi occupo praticamente dalla triennale di tardigradi. Tardigradi sono dei microscopici organismi che sono considerati attualmente gli organismi più resistenti della Terra e io mi occupo di questi organismi. Ricevere questo premio è stato per me un'emozione molto importante e quando subito l'ho scoperto, cioè l'emozione c'era e sicuramente è stato molto bello e anche un riconoscimento importante secondo me per tutto il lavoro svolto fino a questo momento. Da grande vorrei fare il ricercatore, quindi appunto se riuscirò a lavorare sempre sullo stesso tipo di argomento, ma nel caso comunque cercherò di approfondire altri argomenti simili sempre nell'ambito della biologia. La mia tesi si è concentrata sul tema del fine vita, prendendo in considerazione il profilo giuridico, ma anche quello scientifico, filosofico e teologico. E è una tesi che affronta, diciamo, una tematica molto attuale ed è molto importante. Come si affronta oggigiorno una tematica così delicata? Beh, innanzitutto è fondamentale prendere in considerazione innanzitutto la volontà del paziente, ma è necessario elaborare una legge che individui i limiti e i confini entro i quali è possibile una pratica di questo tipo. Il percorso scolastico, come quello di tutti, è molto travagliato, ci sono alti e bassi, periodi in cui ovviamente si fa fatica, cosa che non è scontata soprattutto per chi ha una media alta, ma sì, facciamo fatica anche noi. Secondo me è la cosa che spinge uno studente a impegnarsi così tanto nel percorso scolastico è sicuramente la passione per imparare sempre costantemente cose nuove, impegnarsi nel ricevere anche soddisfazioni personali come appunto un successo che a questa età è successo scolastico e più avanti si trasformerà in non si sa cosa, si spera successo lavorativo. Il mio percorso si rivolge molto alla comunicazione, a cercare di coinvolgere le persone nelle scienze, quindi a me è piaciuto molto il contatto soprattutto tra noi studenti e il fatto che ci sia tutta questa voglia di aiutarsi anche tra di noi. Non ho un'idea su come utilizzare questo premio, sicuramente per fare un investimento appunto sul mio futuro, sulla mia formazione. Al momento sto frequentando un master in intelligenza artificiale e anche lavorando. Programmo applicazioni mobile per un'importante azienda multinazionale. Sono stati anni molto interessanti, si tratta infatti di una scuola che apre a molte strade e un giorno mi piacerebbe diventare neurochirurgo. Il mio grande sogno da quando sono piccola, diventare neurochirurgo. E mi ha sempre affascinato l'idea di un qualcosa di così misterioso ed è anche per questo che ho scelto il classico, comunque facendo materie come latino ma soprattutto greco, che sono materie che affascinano molto, in quanto un po' nascoste.